Buongiorno Giampiero, buongiorno Virdis. Allora, come siete riusciti a fargli cambiare parere? No, l'ha cambiato lui il parere, quindi aveva queste remore, poveretto. E è un ragazzo di 20 anni, bisogna capire certe cose. Ecco, perché Virdis c'è stato un pochino di paternalismo nel non voler capire le sue ragioni? No, diciamo che avevo bisogno del tempo per riflettere, diciamo che c'erano dei motivi buoni e ce n'era uno che era veramente importante per me, che mi tratteneva. Diciamo che quel motivo è stato sciolto, quindi io non ho avuto difficoltà ad accettare. Senta, perché lei ha chiesto scusa ai tifosi? In fondo lei non ha mica commesso niente di male. Beh, è logico che loro mi aspettavano dopo questa notizia, è logico che volevano che io fossi contento. Io sono contento ad ora veramente di venire alla Juventus. Lei pensa che nel mondo del calcio è difficile voler capire che è cambiato qualcosa e voi ragazzi avete delle mentalità diverse da una volta? Ma no, diciamo che per ora le cose vanno bene, diciamo che non basta il gesto di una persona a cambiare le cose, ecco, ci vorrebbe qualcosa di più. E con la Juventus come è riuscito a trovare un dialogo possibile? No, diciamo che col presidente non c'è problema per trovare un dialogo, Chi lo conosce pensa che lo... Senta, il fascino della Juventus? Ciao. Ma diciamo che ora sono veramente contento e voglio ambire a dei traguardi. Senta, di tutto quello che si è scritto in questi giorni, queste favole, una ragazza bionda, una fidanzata di 16 anni, la maga, l'ha fatto sorridere come ragazza? Ma diciamo che forse sì, mi ha fatto sorridere, ma diciamo che anche loro dovevano scrivere qualcosa, perché io un po' mi ero reso un po'... Ma che tipo è? Tranquillo, non c'è... Da quanto Riva ha contato per farle cambiare idea? No, diciamo che Gigi è stato veramente sincero e così come è stato non l'avevo mai conosciuto. Diciamo che è veramente stato contento di conoscere la persona, il vero Riva, e mi ha aiutato anche lui. Pensa che il Cagliari per ritornare allo scudetto avrebbe avuto bisogno di lei? No, questo no, diciamo che ci vuole prima di tutto un'organizzazione grossa dietro le spalle, poi si potrà tornare allo scudetto, penso. Ha qualche problema, qualche remora ora con i compagni che dopo questo fatto che succede? No, parlerò con i compagni domani e penso capiranno i motivi, perché sono tutti umani, non c'è niente al di fuori del problema umano. Boniperti, un'ultima domanda a te. Sì. Prima lui un mese fa diceva che avrebbe cambiato volentieri di società, poi è successo qualche cosa, tu hai capito che cosa? Sì, aveva dei problemi che così un po' perché era attaccato alla sua terra, alla Sardegna, al Cagliari e tutto. Poi c'ha questo problema che non ha voluto rivelare e se lo tiene per sé, che è anche giusto rispettare, però lui viene molto volentieri alla Juventus. E... una domanda a uno che si occupa di sport dentro come te adesso, fra Fiat, Centro Fiat, sì, e Juventus, sì. Cioè, è cambiata l'umanità dentro lo sport? È più difficile per voi il rapporto con Mennea, Virdis, cioè c'è cambiata, sì, la società? Sì, bisogna che anche noi diventiamo più umani forse. Beh, effettivamente questo apparato di giornalisti, operatori e fotografi per l'arrivo di un calciatore può sembrare un momentino esagerato, ma sono le esagerazioni tipiche del sport e del calcio in particolare, come tali vanno accettate. Dunque anche il caso Virdis, che aveva tenuto banco in questi ultimi giorni, si è risolto pur mantenendo quel pizzico di mistero che si conviene.